Scendono in piazza i lavoratori del comparto di igiene ambientale. Alla base della mobilitazione il blocco delle trattative del contratto nazionale, fermo da oltre 2 anni. Il nostro stipendio andiamo sui 1.450, sono precisamente 27 mesi che siamo in attesa del rinnovo del contratto. È difficilissimo riuscire a organizzarsi anche perché avere una vita normale, perché i turni diventano insostenibili. Soprattutto le aziende adesso chiedono addirittura di fare degli orari particolari, orari spezzati, e quindi andrebbero a creare ancora molte problematiche, diciamo, sia ai dipendenti che alle famiglie stesse. Noi chiediamo un maggiore coinvolgimento nelle politiche dell'azienda tramite appunto le relazioni con le parti, con le RSU sindacali, una maggiore tutela dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, un contratto unico di filiera. Operatori ecologici, autisti, addetti agli impianti di depurazione e trasformazione. In presidio sotto la prefettura tutti i lavoratori impegnati nella filiera di trasformazione dei rifiuti. Un settore fondamentale a tutela dell'ambiente. Assolutamente sì, l'importanza è stata dimostrata durante la fase pandemica, soprattutto per quanto riguarda l'anno 2020. Ricordiamoci che questi lavoratori durante il picco dell'emergenza sanitaria hanno sempre dato il loro contributo garantendo ai cittadini lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti. Alcuni di questi lavoratori sono venuti a contatto con rifiuti infetti e rifiuti ospedalieri. Ecco, anche per questo motivo c'è l'esigenza di garantire maggiore tutela all'interno del contratto nazionale del lavoro, e questo è uno dei punti di maggior rottura con le parti datoriali. Ad esempio sul nostro territorio, con l'avvento di un gruppo come IREN, determinate dinamiche a livello di relazioni sindacali si sono spostate sul livello nazionale, quindi sul territorio è più difficile riuscire a spostare determinate cose. Più o meno di quanti lavoratori stiamo parlando nella nostra provincia? Su 300 lavoratori. Se non ci saranno delle risposte soddisfacenti, la mobilitazione andrà avanti. Dobbiamo continuare la mobilitazione e vedere di sbloccare il contratto nazionale.